Consideriamo ora un pianeta che si muove di moto circolare uniforme intorno al Sole, come la Terra, oppure una cometa che si muove intorno al Sole, su un'orbita ellittica di cui il Sole occupa un fuoco. E ci chiediamo se il momento angolare della Terra in orbita e della cometa in orbita si conserva oppure no. Vedremo che il momento angolare si conserva in tutti e due i casi. Cominciamo dal caso più semplice, il moto circolare uniforme della Terra intorno al Sole. La Terra si considera come un punto materiale che gira a una distanza r costante. Abbiamo già visto come si calcola il momento angolare in un precedente video. Il vettore momento angolare è diretto perpendicolarmente al piano dell'orbita e viene verso di noi, perché la Terra gira in senso antiorario. Quindi, regola della mano destra, le dita in senso antiorario, il pollice viene verso di noi il momento angolare. Inoltre, siccome la velocità della Terra è sempre perpendicolare al raggio vettore che unisce il Sole alla Terra, quindi R unisce il Sole alla Terra, la velocità è tangente perpendicolare al raggio R, allora l'angolo tra R e la velocità è di 90 gradi e abbiamo già visto in un video precedente che in questo caso il seno di 90 gradi fa 1 e il momento angolare è semplicemente mRV, cioè la massa della Terra per il raggio dell'orbita terrestre per la velocità della Terra. Tutte e tre queste quantità, questi fattori rimangono costanti. La massa della Terra ovviamente non cambia mentre la Terra gira, non cambia neanche la distanza dal Sole R, perché il moto è circolare, e non cambia neanche la velocità perché il moto è circolare uniforme. Quindi il momento angolare non cambia mai il suo valore numerico. E nemmeno cambia come vettore, è sempre un vettore perpendicolare al foglio che esce verso di noi, quindi rimane costante. Perciò il momento angolare si conserva. Qui abbiamo il disegno, il raggio vettore è questa freccia di colore rosso, la velocità è questa blu e la forza di gravità che il Sole esercita sulla Terra è questa freccia di colore nero, che è rivolta dalla Terra verso il Sole. C'è anche una seconda dimostrazione per dimostrare che il momento angolare della Terra che gira intorno al Sole rimane costante, cioè si conserva. Questa seconda dimostrazione la utilizziamo per il caso della cometa, che descrive un'orbita ellittica. Infatti, per la cometa non può andar bene la dimostrazione di prima, perché cambia in continuazione la distanza della cometa dal Sole e la sua velocità. E inoltre non è vero che l'angolo è di 90 gradi tra il raggio vettore e la velocità della cometa. La dimostrazione invece utilizza il teorema dell'impulso angolare. L'abbiamo già studiato, il teorema dell'impulso angolare dice che il prodotto del momento risultante, cioè il momento torcente totale sulla cometa, per il tempo, la durata, il tempo per il quale dura l'applicazione di questo momento torcente totale, quindi momento torcente per la sua durata, è uguale alla variazione del momento angolare, cioè il momento torcente applicato per un certo tempo fa variare il momento angolare della cometa. Se noi dimostriamo che il Sole sulla cometa non esercita alcun momento torcente totale, quindi viene a mancare il momento torcente, m uguale a 0, di conseguenza non c'è variazione del momento angolare della cometa, quindi non c'è delta L e si conserva perciò il momento angolare della cometa. Quindi tutto sta a dimostrare che il Sole non esercita momento torcente sulla cometa. Intanto il momento torcente totale è soltanto il momento torcente della forza di gravità, in quanto la forza di gravità è l'unica forza che agisce sulla cometa. Quindi c'è solo una forza, c'è solo un momento torcente, il momento torcente della gravità, che si calcola facendo il prodotto vettoriale tra il raggio vettore R, che è questa freccia rossa, e la forza di gravità, che è la freccia nera, che attrae la cometa verso il Sole. Ma questi due vettori, R e F, la freccia rossa e la freccia nera, sono antiparalleli, cioè sono allineati lungo la stessa retta. E hanno versi opposti, infatti il raggio vettore unisce il Sole alla cometa, mentre invece la forza di gravità dalla cometa tira verso il Sole. E quindi l'angolo fra questi due vettori allineati e antiparalleli è di 180 gradi. Quando andiamo a calcolare il momento torcente, in particolare il suo modulo, cioè il suo valore numerico, dobbiamo calcolare il seno di 180 gradi che fa 0. Quindi
la distanza R per la forza di gravità per il seno 180 gradi, il risultato è un momento torcente nullo. Quindi questo momento torcente che agisce sulla cometa in realtà non c'è, cioè il Sole non esercita momento torcente sulla cometa, perché la forza di gravità è allineata con il raggio vettore. E perciò non c'è variazione del momento angolare, il momento angolare si conserva. Anche in questo caso il vettore momento angolare è diretto perpendicolarmente al piano dell'orbita, quindi al piano del monitor, e esce verso di noi. Questo lo capiamo dal fatto che la rotazione della cometa è antioraria. Questa seconda dimostrazione si può benissimo applicare anche al caso della Terra che gira intorno al Sole. Infatti anche in quel caso il vettore R, cioè il raggio vettore che unisce il Sole alla Terra, e la forza di gravità che tira la Terra verso il Sole, sono due vettori che agiscono lungo la stessa direzione. L'angolo è 180 gradi, quindi la dimostrazione fatta per la cometa rimane uguale. In conclusione, i pianeti che girano intorno al Sole su orbite circolari uniformi, ma anche le comete che girano su orbite ellittiche, hanno momenti angolari costanti. E questo accade perché il Sole non esercita su di loro nessun momento torcente. La conservazione del momento angolare della cometa spiega anche come mai la cometa va molto più veloce quando passa vicino al Sole piuttosto che quando invece si trova lontano dal Sole. Fu Kepler a scoprire questa legge, è la terza legge di Keplero, che in pratica dice che la cometa va molto più velocemente quando si trova in questa zona, cioè in prossimità del perielio, il punto più vicino al Sole, e invece va molto più lentamente quando si trova in quest'altra zona dove c'è l'afelio, il punto più lontano dal Sole. Consideriamo proprio questi due punti perché sono due punti particolari, le uniche due posizioni dove si trova la cometa, in cui l'angolo tra il raggio vettore e la velocità della cometa è di 90 gradi. Infatti, in tutti gli altri punti, come questo disegnato qua, non è vero che il raggio vettore e la velocità della cometa sono perpendicolari, in quanto la velocità della cometa è sempre tangente alla traiettoria, quindi sarà un vettore rivolto in questa direzione, e quindi non è perpendicolare al raggio vettore. Gli unici due casi di perpendicolarità sono quando la cometa si trova al perielio e allora la sua velocità è rivolta perpendicolarmente verso il basso e quindi verticalmente, e quindi perpendicolare al raggio vettore. E l'altro caso è quando la cometa si trova in A e la sua velocità è rivolta in alto perpendicolarmente al raggio vettore. Allora, in queste due posizioni particolari, quando andiamo a calcolare il momento angolare, il seno di 90 gradi fa 1 e quindi il momento angolare in A e in B valgono mRV in A e mRV in B, proprio perché bisognerebbe moltiplicare per il seno di 90 gradi che fa 1. Abbiamo appena dimostrato che questi due momenti angolari sono uguali, in realtà il momento angolare è uguale sempre in tutte le posizioni dell'orbita ellittica, in particolare sono uguali anche i momenti angolari della cometa in A e in B. Perciò dal confronto di queste due formule otteniamo che il prodotto raggio per velocità è uguale sia in A che in B. Raggio sarebbe la distanza dal Sole. Ora nel punto A la distanza dal Sole, RA, è molto più grande che nel punto B. Immaginiamo per esempio che questa distanza sia 10 volte più grande di quest'altra distanza, quindi RA 10 volte più grande di RB. Allora, affinché il prodotto distanza-velocità rimanga costante, è necessario che la velocità in A sia 10 volte più piccola che in B, perché lì la distanza è 10 volte più grande, quindi una distanza è 10 volte più grande per una velocità 10 volte più piccola. Perciò questo significa che nel punto A la velocità è 10 volte più piccola, nel punto B è 10 volte più grande. Ed ecco dimostrato che all'afelio la cometa si muove più lentamente e al perielio più velocemente. La cometa va più lenta in A, cioè in prossimità dell'afelio, perché a minore velocità, perché è più distante dal Sole e questo prodotto deve rimanere costante, e va più veloce in B, dove ha maggiore velocità in quanto il raggio è minore, cioè la distanza dal Sole è minore e questo prodotto si mantiene costante.